Buongiorno a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video. È mattina ed è per questo che mi vedete. Vabbè, come sempre struccata. Comunque ieri ero su YouTube. Giravo, dicevo cosa posso fare domani per i video della prossima settimana. E mi è uscito questo video di una ragazza americana che vi linko sotto nell'info box, che tramite i sondaggi di Instagram faceva scegliere cosa mangiare durante la giornata. Quindi ho detto, interessante, perché non farlo? Sicuramente vi piacerà tantissimo. E quindi eccoci qua con la prima cosa che vi ho chiesto, cioè la colazione. In realtà sto avendo un bel po' di problemi, perché essendo che sono le 8:30 di mattina ed è domenica, mi rendo conto che non tutti sono alzati dal letto e quindi non ci sono così tante persone a rispondere al sondaggio. E quindi siamo al 50 e 50. Però, come sapete, ci sono anche il conto dei voti e ce ne sono 1490 per la Camilla del Mulino Bianco e 1517 per il Porridge, quindi teoricamente anche per pochi voti avrebbe vinto il Porridge. Vedete, questo è il conteggio. Contando che ho messo la storia da una mezz'oretta, è anche troppo tempo che ho aspettato, perché in teoria si dovrebbe mettere il sondaggio, aspettare 10-20 minuti e poi fare questa cosa. Quindi per la colazione è andata così, 50 e 50, quindi speriamo che per la merendina di metà mattina possiate aiutarmi di più. Quindi andiamo adesso a fare il nostro porridge. Allora, questi sono tutti i nostri ingredienti. Quindi abbiamo la banana. Io la uso molto molto matura, così dopo la schiaccio con un biscotto. Miele, avena, farina di cocco, latte di mandorlo e latte normale. Quindi cosa vado a fare? Vado a mettere la mia quantità di fiocchi d'avena. Poi ci vado a mettere i due tipi di latte, che devono andare a coprire almeno di un dito la mia quantità di avena. Fuoco basso finché non bolle. Nel mentre qua mi preparo la mia banana, la schiaccio come si fa con i bambini e poi ci trituro una gocciola dark. Gli do una mescolatina e poi siamo pronti ad assemblare il tutto quando il porridge sarà pronto. Praticamente comincerà a bollire e si addenserà. Poi da lì scegliete voi, insomma, quale preferite. Quindi metto la mia avena come base, che comunque è bella sostanziosa, la banana e il biscotto, che vista così potrà sembrare un po' una schifezza, ma vi posso assicurare che è buonissimo. Spolveratina non troppa di farina di cocco. E voilà, non sarà instagrammabile, ma è molto buona, vi posso assicurare. Adesso lo andiamo a assaggiare. Allora, non perché l'ho fatta io, ma vi posso assicurare è buonissima rispetto al resto delle merendine preconfezionate. È super super sana. Poi vabbè, io ci aggiungo un po' di roba che a me piace, però sostanzialmente potete utilizzarla un po' come base universale il porridge. Fatemi sapere se rifarete questa ricettina per colazione, anche perché come avete visto è velocissima, vi posso assicurare. Quindi adesso mi finisco la mia colazione e ci rivediamo per il sondaggio della merendina di metà Allora, mattina. sono quasi le 11 e ho appena fatto questo sondaggino qua, quindi merenda di metà mattina. La scelta è tra gallette Philadelphia e le gocciole dark, quelle di prima. L'ho appena messo e siamo a 50-50, quindi speriamo in un risvolto questa volta. Io onestamente spero proprio in gallette Philadelphia, perché non ho voglia di biscotti e di altre cose dolci, perché io odio le cose dolci. Però a quanto pare stanno vincendo. Allora, anche per la merendina abbiamo praticamente rasentato i limiti possibili. Stavamo 50-50, stavo aspettando uno sviluppo, uno switch nel positivo per una delle due opzioni. E finalmente abbiamo il vincitore, anche se di poco, perché gallette Philadelphia 49%, i biscotti 51%. Raga, vi siete messi d'accordo oggi? Stavolta hanno votato un po' più di persone, logicamente, perché sono le 11. Quindi dovremmo mangiarci questi biscotti, andiamo a prenderli. Io speravo nell'altra, però ok, tanto io vi parlo dal passato rispetto a quando vedrete questo video e non conterà più niente. Quindi adesso andiamo, non ne prenderò tanti perché altrimenti dopo poi non riesco a pranzare e per il pranzo vi do delle opzioni top. Quindi allora, mia sorella si è mangiata le gocciole d'acqua.
quindi ci stanno solo quelle normali. Ora prendiamo un fazzolettino, eccolo qua, e ci andiamo a mettere le nostre 3 gocciole. 1, 2 e 3. E me le porto su perché stavo guardando The Originals. Poi come sapete io porto l'Invisalign, quindi prima di mangiare devo anche togliere l'apparecchio. E qui si guarda The Originals. E altro giro, altro sondaggio. Mangiare a casa o fuori? Per il fuori ho già qualche idea, a casa vedrò. Per ora, come logicamente pensavo, sta vincendo il fuori. Quindi io mi sono fatta la doccia, lavato i capelli, mi sono fatta una treccia. Non vi faccio vedere la parte sopra dei capelli perché ho scena. Comunque aspettiamo che il sondaggio arrivi a una più o meno conclusione e poi faccio sapere. Ok, come volevosi dimostrare, ha vinto mangiare fuori per il 72% addirittura. Quindi adesso mi vesto, mi preparo. Intanto che faccio queste cose, preparo il prossimo sondaggio, cioè McDonald's o Burger King. Sondaggio caricato, state già iniziando a scegliere. Speriamo vinca Mac perché naturalmente è proprio buono il Mac. Ok, ho appena parcheggiato, siamo appena arrivati al McDonald's. Non fate caso che ho dovuto mettere sta fascetta perché erano davvero dei capelli orribili. Quindi adesso prendo le mie cose. Non vi ho chiesto cosa prendere perché tanto mangerò 3 cose, cioè ve lo dico subito, le solite cose. Quindi le vado a prendere. Vi metto qua il sondaggio per farvi vedere che ha vinto. Mi sembra più del 70% il McDonald's, quindi andiamo, vedo se riesco a riprendervi mentre faccio l'ordine alla macchinetta. Sono andata, mi tolgo la cintura perché ho trovato posto qua all'ombra per fortuna e mi ci sono messa. Non vi ho fatto vedere l'ordine perché c'era troppa gente e a star lì con la macchinetta mi sentivo un po' osservata. Questa è la nostra busta. Ho preso anche delle cosine che non ho mai provato. Ho speso 7,80 euro. Prima cosa che ho preso è questo. Non l'avevo mai provato. Cioè sia con i frutti di bosco che al cioccolato. Logicamente l'ho preso al cioccolato. Questo per dopo, sempre se ci arriviamo al dopo. E qui dentro ho preso un po' di cose. Abbiamo le patatine piccole, un cheeseburger di quelli da 1,40 euro mi pare, i polletti da 4. E raga, se non l'avete mai provata, la salsa agrodolce. Questa qui non potete capire cosa non è. Quindi adesso con molta calma mi toglierò di nuovo l'Invisalign e cominceremo a mangiare tutto. Che poi vedi, a pensarci io volevo fare un mukbang di McDonald's in macchina. Lo sto facendo in pratica. Perdonatemi se sentirete rumori da fuori, ma fa troppo caldo. Ho cercato di aprire il finestrino il meno possibile, ma si muore. Quindi iniziamo con il cheeseburger. Io adoro il formaggio come la vita. Quindi per forza, poi io adoro i cetriolini, infatti ce l'ho fatti mettere extra. Ah, è arrivato il momento. C'è anche la luce divina. Questo è buonissimo. Contate che prima di operarmi io mangiavo solo il Big Mac, adesso lo riesco a mangiare, però solo quello, e separando i due strati. Quindi ho detto vabbè, oggi prendo questo, almeno lo mangio tutto. Infatti ne mangerò a metà, poi inizieremo con le altre cose, se no non finiamo più. Voglio sapere qua sotto se a voi piace più McDonald's o Burger King e cosa preferite di uno e dell'altro. Io ad esempio non rinuncerei mai ai polletti del Mac, anche se a volte sono un po' troppo untini, però sono buoni. Mentre al Burger King mi piacciono un sacco le patatine perché sono belle cicciotte, e alcuni tipi di panini. Arrivata a metà panino, lo rincarto, prendo i polletti, mangiamo una patatina. Ora apriamo la mia salsa magica. Raga, questa me l'hanno data una volta per sbaglio, infatti io dico oddio no, ti prego, io i polletti li mangio solo con la maionese. Invece mi hanno dato questa, mi hanno cambiato la vita, è una roba, soprattutto con i polletti patatine, raga, volate. Quindi prendiamo un bel polletto. Madonna, che bontà. Pronti per una sorta di ASMR. Ok, praticamente abbiamo provato tutto, mangiato a pizziche e bocconi. Quindi direi che prima che la panna diventa formaggio, assaggiamo anche questo, che non so come si chiama, se tentazione. Aspettate, c'era scritto sullo scontrino Sweet Temptation al cioccolato, 2,40 euro, tacci loro. Praticamente c'è la panna sopra, che panna, cioccolato e non capisco se sono fiocchi d'avena tipo quelli di stamattina o muesli. No, è tipo biscottino. Tipo io se mangio questo per intero ci pranzo solo con questo. Questo ci piace. E con questo direi che abbiamo concluso il pranzo, almeno con voi. Adesso continuerò a mangiarlo. Magari esco, vado al parchetto qua vicino e noi ci risentiamo per la merenda. Nuovo sondaggino per decidere la merenda. Contate che alla fine del pranzo ho lasciato quasi tutto, compreso il gelatino, quello buono. E quindi ho rimesso tra le opzioni gelato e
le gallette il Philadelphia. Vediamo se stavolta piacciono a qualcuno. Ok, non fate caso alle mie sopracciglia, sto facendo la tinta peel off. Comunque è giunto il momento dei risultati della merenda. Quindi con l'83% ha vinto gelato. Niente, ste gallette col Philadelphia non vi piacciono. Quindi adesso andiamo giù a prendere il gelato. Andiamo nel cassetto dei gelati. Abbiamo questo, che è quello che vi ho messo nel sondaggio, il Maxi Bon Black Cookie. Poi abbiamo il cornetto normale e abbiamo questo, non lo so perché io avevo messo questo nell'immagine, quindi mangiamo questo, dai. Ma prima di mangiarla, come sempre, devo togliere l'apparecchio, quindi questo me lo porto su, lo mettiamo nella confezione e mangiamo il gelato. Di solito inizio dalla parte questa qui, c'è tutti i granulini e il cioccolato, e poi alla fine mangio questo col biscotto, che è buonissimo. Quanto sarebbe bello mangiare tutto il giorno senza ingrassare. Cioè, io mi chiedo, no? Inventano tante cose nel mondo, ma quando mai inventeranno cibo buono che non fa ingrassare? Tipo come se mangi l'acqua, l'aria. Sapete che figata? Pronti per il sondaggio della sera, che ho già avviato. Vi faccio vedere il risultato della tintura sopracciglia, anche se adesso è logicamente scura. Però sono sicura, me la chiederete, della Make Up Revolution. Io uso il colore taupe, che è il più chiaro, e l'ho comprata sul sito di Makiaia. Non c'entra niente con questo video, però sicuramente me lo chiederete. Quindi adesso andiamo in cucina a vedere cosa avete scelto per il sondaggio. Vi ho messo due cose: piadina o pomodoro e mozzarella. Ok, con l'80% avete vinto con la piadina. Comunque oggi avete fatto tutto il contrario, a parte poche eccezioni, di quello che volevo io. Quindi andiamo a farci la piadina. Devo ancora vedere bene cosa metterci. Qui intanto c'è mia madre che cucina e mio padre che apparecchia. Fai ciao con la manina. Quindi vado a prendere le piadine, queste qui tipo da tortillas, che sono piccoline. Poi formaggio, questo qui tagliato già così, e prosciutto crudo. Io sto tolgo tutto il grassino e adesso ve la faccio vedere. Ed eccola, che vista così sembra petto di pollo. Ultima cosa di oggi, questo è il mio bibitone quasi sempre serale, ed è metà Coca-Cola e metà acqua, perché io non la bevo pura, e visto che c'è amici adesso me lo bevo davanti alla TV. Quindi le vostre scelte sono terminate, la giornata di oggi è stata abbastanza ricca di cibo, quindi direi che se vi è piaciuto questo genere di video mettete un bel pollice in su, iscrivetevi se non lo siete, fatemi sapere nei commenti tutte le vostre impressioni. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.